È ora di dire basta. Bisogna fare informazione con correttezza, con professionalità, per rispetto dell'ambiente, per rispetto dell'impegno, della professionalità degli stessi dirigenti che negli ultimi anni si sono susseguiti a casa Milan. E dico basta perché l'ho già fatto qualche giorno fa, ho difeso pubblicamente il lavoro di Maldini e Massara che con poche risorse hanno risollevato il Milan, hanno ricreato credibilità nei confronti del Milan, hanno garantito la vittoria dello scudetto, hanno garantito una crescita anche in Europa. Abbiamo una squadra, ora abbiamo delle individualità forti grazie al lavoro di Maldini, grazie al lavoro di Massara. Ma non vuole essere un video ripetitivo di qualche giorno fa. Però oggi, sempre qualche addetto ai lavori, ha parlato di un mercato, quello attuale, quello condotto da Goffrino Moncadà e da Giorgio Furlani, identico, similare a quello condotto da Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Il mercato delle cose formali, tanti acquisti ufficializzati uno dietro l'altro che non hanno creato valore per il Milan. E questa storia, secondo alcuni, si potrebbe ripetere questa stagione, con i nuovi acquisti, con Chukwueze, con Pulisic, con Reinders, con Loftus-Cheek e compagnia bella. Ma c'è da dire una cosa, intanto, quando si tratta un tema così come il mercato, bisogna anche capire qual è la base di partenza, secondo me, come caporedattore, come fondatore di Rubrica Rossonera. All'epoca il Milan non aveva una base di partenza, non aveva dei giocatori che forti da Milan, in questo momento il Milan li ha, a Mike Maignan, a Theo Hernandez, a Rafael Leao, a Giroud, a Bennacer, a Tomori, a tanti giocatori che sono e saranno confermati negli 11 titolari del Milan della prossima stagione. Non partiamo da zero. Il mercato che sta conducendo Gofrimo Mkhada e Giorgio Furlani lo valuteremo nel tempo e lo valuterà e sarà il giudice supremo sarà il campo, saranno i risultati, saranno le prestazioni. Però il Milan una base solida ce l'ha anche forte. Se no non arrivi in semifinale di Champions, non fai dei risultati importanti, non batti il Napoli agli ottavi di Champions. Abbiamo avuto tante defezioni fisiche, quelle vero, che hanno limitato il potenziale di questa squadra, che ne hanno compromesso il rendimento anche in campionato. Ma buoni giocatori il Milan li ha. E quest'anno ha inserito, ha colmato, sta cercando di colmare quelle che sono le lacune che ha presentato la scorsa stagione. Fisicità, quindi mi viene in mente il nome di Loftus-Cheek, che ha portato grande fisicità in mezzo al campo. Ha portato qualità, Pulisic, Reinders, ha portato un attaccante giovane, dinamico, che sappia attaccare la profondità come richiede Stefano Pioli, mi viene in mente Okafor, mi viene in mente un secondo portiere più giovane, più reattivo, come Sportiello. Quindi il Milan, Goffrin, Moncada e Giorgio Furlani stanno cercando di colmare le lacune che l'anno scorso Paolo Maldini e Ricky Massara non hanno potuto colmare perché hanno dovuto investire altri soldi, altre risorse in altri ruoli, magari sbagliando, perché tutti i dirigenti sportivi sbagliano. Non ci sono dirigenti sportivi che non sbagliano, ma in tutti i settori industriali, in qualsiasi settore, i manager, i dirigenti, coloro che prendono decisioni sbagliano. Quindi rispetto per Maldini, rispetto per Massara, rispetto per chi ha lavorato col Milan perché nessuno lo ha mai fatto in malafede. Ci possono stare scelte e visioni, possono essere differenti. Poi il giudice, ripeto, alla fine sarà sempre il campo. Come dico sempre, il calcio soffre di facili entusiasmi e facili depressioni. È facile esultare ora per i tanti acquisti, bisognerà esultare anche dopo sul campo. Come invece è inutile essere disfattisti quando magari le cose si mettono male, perché i risultati poi si valutano sempre e solo alla fine. Ci vuole nel giudizio, ci vuole equilibrio nelle opinioni, ci vuole equilibrio. Questo è il nostro pensiero. Quindi neanche non Rubrica Rossonera non ha massimo entusiasmo per gli acquisti. Sappiamo che ci vorrà tanto per assemblare una rosa così. Ci vogliono delle partite, bisogna che i giocatori si conoscano bene. Non sono disfattista come quelli che pensano e reputano che il mercato sia un mercato in stile Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Sono lì nel mezzo e il campo valuterà e sarà l'unico giudice supremo. Fatemi sapere, amici, di Rubrica Rossonera, cosa ne pensate di questa riflessione e come sempre cliccate like e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.